si respira l'aria della grande partita. Verona, Juventus, Ancelotti e Prandelli sulle panchine, amici nemici di una sfida tutta da vivere. Subito l'Hellas, dopo 5 minuti con Diana che imbecca Ada Hilton, la sua rovesciata. Prandelli cerca Ada Hilton a fianco di Camarata, eccolo qui Fabrizio Camarata anticipato da Edwin Van der Sar. 6 minuti e la Juve capisce che non sarà una domenica semplice. Ancora Verona con l'errore di Conte e ancora Van der Sar che deve anticipare Camarata. Siamo al 16esimo, il primo brivido per la porta di Frey, lo porta Zambrotta, attenzione il suo sinistro radente al palo. È il 19esimo, Zambrotta, la Juve cerca di mettere fuori la testa con il sinistro dell'ex giocatore del Bari, ma non ce n'è. È soprattutto Verona, Marasco prova dalla distanza, Van der Sar in calcio d'angolo, siamo al minuto 20. Poi al 26esimo, mentre rivediamo il tiro di Marasco, la presa incerta del portiere olandese. 26esimo, Brocchi, Diana, Ada Hilton, tutto molto bello tranne la conclusione del brasiliano che finisce alta. Meo Verona che si fa vedere ancora al 28esimo, Camarata per Salvetti in area di rigore, la palla dentro, Ada Hilton è anticipato. Juve che cerca di mettere freno alle iniziative del Verona, al 29esimo Del Piero per Ferrara. In gol l'ultimo precedente al Bentegodi, ma la palla è fuori, quindi un fuorigioco che va a fermare Zinedine Zidane. Giornata triste per il campione francese, fermato comunque da Frey. Si arrabbia Carletto Ancelotti per questo fuorigioco non di Zidane ma di Inzaghi. Al 40esimo ancora un pallone per Ada Hilton, la sua girata di testa che finisce alta. Quindi al 41esimo le prove generali del gol. Questo è ancora il colpo di testa di Martins. Ada Hilton che finisce sopra la traversa. Attenzione, la palla fuori, arriva Christian Brocchi. Il suo tiro, Van der Sar, Camarata, d'esterno, palo clamoroso e si salva la Juve con Davids. Cesare Prandelli, un calcio alla panchina per questa grande occasione. Rivediamo il tutto, Camarata, guardate il suo esterno, eccolo qui, la palla sul palo era destinata ad entrare. Poi Davids da un'altra angolazione, ancora l'occasionissima per il Verona, minuto 41, doveva solo entrare questo pallone che colpisce invece la base del palo. Ma attenzione, 45esimo, fine primo tempo, Salvetti dentro il pallone, Camarata, tocco e c'è il gol incredibile. Fabrizio Camarata segna la sua ex squadra, la squadra che l'ha bocciato, uno schema come dirà poi Camarata riprovato in allenamento. E l'abbraccio a Cesare Prandelli, rivediamo il numero di Camarata, l'attaccante vero, è un grande gol, guardate con il destro Camarata e poi il gol di un Fabrizio Camarata al sesto centro in Serie A. Finisce il primo tempo con la doccia fredda in casa bianconera. Il gol di Camarata, Ancelotti prova a dare fiducia a un Del Piero irriconoscibile, a mettere in campo Birindelli al posto di Zambrotta. Inizia la ripresa, dopo un minuto Inzaghi protesta per un intervento di Laurs, intanto Camarata prende palla, se ne va in area di rigore, va a calciare, tiro alto per Fabrizio Camarata, occasionissima, si applaude Cesare Prandelli, ma certo che l'occasione è grande. Guarda ancora Camarata che riesce a far fuori Giuliano, poi non trova lo specchio della porta, ma Verona che dilaga. Quarto minuto, il pallone ancora per Camarata, il suo sinistro alto, si mette le mani nei capelli questa volta Fabrizio Camarata, che anticipa anche Brocchi ma non riesce a far trovare il giro al pallone. E non è finita, Falsini, sesto minuto, lunga discesa di Gianluca Falsini che pesca ancora Camarata, il piattone su Van der Sar e poi l'intervento di Ferrara, il tiro di Falsini con la parata ancora di Van der Sar. Ada Hilton che rimane a terra, il Verona che sembra incapace di chiudere questa partita. Tre palle gol limpide nei primi sei minuti di gara col tiro di Falsini chiuso da Van der Sar, grande l'azione di Gianluca Falsini, ma si capisce che c'è una sola squadra in campo a menare le danze e questa è l'Hellas Verona di Cesare Prandelli, più che mai sugli scudi. Si fa male Martins, Ada Hilton, Prandelli lo cambia e inserisce Medis e siamo all'11esimo, attenzione, palla dentro per Camarata, 2-0, esplode la gioia del Bentegodi, l'aeroplano di Fabrizio Camarata, doppietta la sua ex squadra, il pallone di Brocchi per Martino Medis, preciso il suo tocco per Camarata che è già davanti ai suoi avversari e fa secco
Edwin Van der Sar per la seconda volta. Giuliano chiama un fuorigioco che non c'è. Verona fa 2-0. Il 20 gol di Invisibilio per il più bel Verona della stagione. Ancelotti prova con Kovacevic al posto di Del Piero, Tacchinardi per Ferrara, ma è Falsini a fare questo numero al 17esimo e a sfiorare anche la terza rete. Straordinario il Verona. Falsini mette giù Conte al limite, c'è spazio per una punizione di Zidane, ma non è proprio giornata per il campione del mondo francese. Sébastien Frey gli risponde da par suo e allontana questo pericolo. Minuto 25, 2-0 per l'Hellas. E non è finita, Cristian Brocchi pesca Marasco dal limite, tutto solo, Totò Marasco va a calciare, salva Pessotto davanti a Van der Sar, solo calcio d'angolo, poteva essere 3-0. La Juve è tutta nella reazione di Davids, qui steso da Martin Laursen, calcio di punizione, ancora prontissimo Frey sul tiro di Alessio Tacchinardi, ma sono i minuti finali di una festa per il Verona al 13esimo, risultato utile consecutivo. La Juve, Bettega, Giraud e Moggi che non crede ai propri occhi.